Allora, bonaccione, fione, bonazze. Hola, chicken. Allora, passerone. Come va? Allora, io oggi così e così perché sono nei giorni pre-marchese, quindi mi fa male tutte le ossa. Avevo un sonno che penso nemmeno quando non dormi 3-4 giorni. Come vedete, infatti, il trucco vero. Ho detto va, fantasca, mi trucco lo stesso. Vince sempre il trucco, no? Uno si può sentire, certo, non ho la febbre, altrimenti. Allora, bonaccione, stamattina ero a pezzi, veramente non sono potuta andare neanche al lavoro, c'avevo il tatuaggio, stasera c'avevo da colorare il tatuaggio sulla coscia. Mi ho fatta proprio, c'è niente da fare. Allora, figonazze, questo è un video di recensione del libro letto. Allora, voi mi direte, ma te sei pazza? Allora, il libro che vi ho recensito qualche giorno fa, vi ho fatto la recensione qualche giorno fa, era di una settimana e mezzo abbondante, quindi non è che io ho letto tutto, cioè in una settimana, l'avrò letto in una settimana e mezzo. Però ecco, la recensione che vi ho fatto è veramente vicinissima a questa, ma perché? Perché come vi ho spiegato, stavo aspettando la nostra signorina Bloggy disponibile e poi invece c'è stato questo fraintendimento. Quindi niente, ho finito questo, se Dio vuole, e vi recensisco. Allora, questo libro è L'amica geniale di Elena Ferrante. Allora, questo libro me l'ha suggerito la bibliotecaria, io gli ho chiesto dei libri di attualità, perché avendo letto Acciaio mi piaceva un sacco, e lei mi ha tirato fuori un po' di libri, compreso questo, uno della guerra in Sarajevo e uno non mi ricordo di che cosa. Allora, meno male che io e i miei libretti di Non mi avrete mai e Cargo di orchidee me le sono trovate da sola. Perché se stavo a guardare i suoi suggerimenti c'era da spararsi. Allora, va bene, suggerimenti di attualità, però se io ti dico acciaio, cioè non c'entra niente il libro che mi ha trovato lei. Comunque, questo mi aveva incuriosito per il fatto L'amica geniale. Ho letto che appunto era una storia di due amiche, quindi mi ha abbastanza incuriosito questa cosa. Devo dire la verità, questo libro a me non mi è piaciuto per niente. Non vedevo l'ora finisse. Qui dietro c'è scritto un viaggio con un tale piacevole agio e con un tale intenso coinvolgimento che la metà più lontana è, meglio è. Io prima vedevo la fine, meglio era. Allora, cominciamo da capo. L'amica geniale, Elena Ferrante, è un romanzo. Lei è di non lo dice di dov'è. Comunque ha scritto parecchi libri lei. Allora, questa praticamente appunto parla di questa. Allora, sono 327 pagine. L'impaginazione è questa qua. Come vedete, una normalissima impaginazione con, anzi, lateralmente c'è parecchio meno spazio rispetto agli altri che ho letto, e qua su c'è il titolo con il numero della pagina. I capitoli sono pochissimi, non sono dei grandissimi, cioè non ci sono molti capitoli. Infatti, come vedete, è suddiviso in tre parti, prologo, infanzia e adolescenza. Comunque sì, ci sono dei capitoli, vedete il capitolo 38, comunque i capitoli ci sono. Allora, di cosa parla questo libro? Questo libro parla di un'amica, di due amiche, di un rapporto fra due amiche. Anche quello di Acciaio che ho letto, queste amiche sembrano sempre un po' lesbiche, io non capisco perché. Io tronco sempre quel coso, ora lo butto dalla finestra, butto il cestino, sopporto più. Questo rapporto di due amiche del sud, naturalmente di Napoli, quindi famiglie molto del sud, anni 80, quindi ancora i rioni erano in costruzione, insomma, un po' antecedente alla nostra attualità, eh? E parla di queste due amiche che fin dall'infanzia si conoscono e poi crescono insieme mano a mano.
E c'è sempre molta rivalità fra queste due amiche, cioè nel senso, una pensa, ma se lei è arrivata lì ci posso arrivare anch'io. Cioè, c'è sempre questa sorta di voler fare meglio dell'altra, dell'essere sempre meglio dell'altra. Allora, io sarà che le mie amicizie, veramente da quando sono nata ce n'ho poche, insomma. Siamo tre o quattro ragazze, che la maggior parte siamo due. Cioè, siamo io e altre due che conosco un po' di più e che ho frequentato di più, le altre sì le ho frequentate, ma quando si faceva le scelte insieme con i genitori, ma le altre due di più. Siamo cresciute insieme praticamente pancia a pancia e poi mano a mano veramente cresciute insieme, specialmente nell'adolescenza dall'infanzia all'adolescenza. Poi, come sapete, io ho intrapreso delle strade un po' particolari e loro giustamente si sono un po' allontanate, ma ci sono sempre state, nel senso, sono le classi una, l'altra no, l'altra è una persona un po' particolare, anzi mi ha anche deluso molto, ma è sempre stata una ragazza egoista e si è sempre sentita meno di noi. Infatti, come questa ragazza lì, si sentiva sempre meno di questa sua amica. Questo voler essere per forza sempre più di lei. Non lo so, secondo me un'amicizia sana e vera, questo non ce l'ha. Non c'è gelosia, non c'è rancore, si litiga, certo, ci mancherebbe altro, però questo voler essere il migliore dell'altra, secondo me non dovrebbe esserci. Niente, parla della loro infanzia, delle varie cose che fanno, che appunto qui come vedete una di loro due si sposa. Niente, è un libro che è sinceramente molto piatto, molto monotono, molto sterile, ecco, proprio un libro sterile, non mi ha emozionato per niente, non mi ha. Cioè lo leggevo perché lo devo finire, ecco, perché ora in questo periodo sono fatta così, e poi se c'è un prodotto devo finire, c'è niente da fare. Ma l'avrei già al primo, già qua, alle prime 47 pagine, l'avrei già chiuso e messo via, perché mi conosco, perché più o meno capisco come si svolgono appunto oramai i libri, perché leggendone così tanti oramai capisci un po' come si svolge la storia. Devo dire che gli do un 6 e mezzo scarso, perché non gli posso dare un'insufficienza, perché comunque è un libro normalissimo, di una bella amicizia, comunque sì, con i suoi colpi di scena, pochissimi, diciamo quasi niente, però non posso dargli un'insufficienza, ecco, quello no, un'insufficienza la dai a un libro che proprio. Quindi no, gli do un 6 scarso, 6 e mezzo scarso, 18 euro. Mai più e mai poi mi farò suggerire dalla bibliotecaria, comprerò sempre quello che voglio. Quindi, boh, lo può leggere qualsiasi ragazza, anche Jojo che ha 13 anni, questo lo può leggere, e anzi, forse a una ragazzina come Jojo questo può piacere. È molto più semplice di Acciaio, quindi forse ecco, questa è proprio. La scrittura in alcuni punti è un po' troppo complicata, un po' troppo poetica, un po' troppo, troppo, ecco, per un libro romanzato a questa maniera che tratta di un argomento del genere è troppo in alcuni momenti, alcuni, soltanto alcuni, ci sono veramente dei momenti che l'ho letti anche alla mia mamma, gli ho detto, non è possibile se scriva delle cose così. Comunque, ecco, lo può leggere benissimo una ragazza come Jojo, tranquillamente, di 13 anni, anzi forse a lei può piacere, ma non è non è il genere di libro che piace a me, non è il genere che piace a me. E niente, tutto qua. Non so altro, non ho altro da dire. Finalmente è finito. Ok, adesso vi faccio vedere subito cosa leggo perché mi è stato prestato questo libro. Come sapete, ho un sacco di libri da leggere, però mi è stato prestato un libro che era già diverso tempo che volevo leggere. Volevo comprare qualcosa sugli Illuminati e sulla massoneria. Perché secondo me sono argomenti Quindi molto. Il libro me l'ha prestato lui, quindi bisogna lo legga prima degli altri che ho. Devo anche farvi un video sui mascara, perché ne ho alcuni veramente. Veramente, veramente. Ve ne voglio parlare, specialmente di quelli della Maybelline nuovi, che c'è quello da ciglia sopra e da ciglia sotto. Quindi ve ne vorrei parlare e farvi un po'.
c'è un casino, vedo una review di, dei vari mascara della Maybelline. Comunque il libro è questo qua, il libro nero delle sette in Italia. Parla di cosa sono le sette, testimoni di Geova, Scientology, la stessa Chiesa, che se ci pensi bene, purtroppo io ho un'idea molto particolare, molto mia. Io non addito nessuno, non me ne importa niente, faccio il mio, non seguo e me ne sbatto, ma se veramente c'è qualcuno non c'è bisogno di avere tutti i soldi che hanno, chissà perché nella chiesa romana dove c'è alcuni papi seppelliti c'è il capoccia della banda della Magliana, cioè, quindi questo mi fa capire quanta cavolo di corrottezza c'è sotto. Comunque mi interessava molto e lui mi ha detto non partire dagli illuminati, dalla massoneria, se non hai mai letto niente, io ti do qualcosa di un po' più semplice e mi ha dato questo. Allora, devo dire che è un libro molto 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 imponente, nel senso, vederlo così sembra bene o male quanto questo, insomma, ha una scrittura millesimale, proprio molto più piccola del mio, come vedete è una scrittura molto piccola. Ed è un libro abbastanza corposo, insomma, scrivo quello che non so, le parole che non conosco le scrivo. L'ho cominciato ieri, il libro nero delle sette in Italia è di Caterina Boschetti, che questa è ancora viva, c'era un'altra ragazza che ha fatto sempre su queste cose e è stata trovata suicidata, dicano suicidata perché... Quindi, parte dal definire una setta, che ho cominciato ieri sera e sono qua, sono alla pagina 32. Comunque da qui parte, definisce una setta, come vedete la scrittura è piccolissima, definisce una setta, lavaggio del cervello e controllo mentale, adepti, quale identikit. Comunque 31, 32, 33, io sono arrivata qua. Allora, devo dire che l'ho cominciato appunto ieri sera e già mi prende. È un libro che leggo molto volentieri perché poi parla di cose reali e non di fatti inventati, quindi si bazzica sempre lì, autobiografie, cose vere. Ci vorrà un po' di più a leggere questo, devo essere sincera, perché non lo leggo come un romanzo. Vi ho detto, le parole che non conosco me le scrivo, vado a vedere cosa vuole dire, perché io sono stata una ciuca a scuola, ma non vi dico quanta voglia avrei di tornare a scuola. E lo volevo fare, però ho detto, vabbè, torno con ragazzetti di 14 anni, non ho 30. Però mi aveva detto, per studiare non siamo mai abbastanza vecchi. Quindi staremo a vedere più qua, ma mi piacerebbe molto studiare, quindi lo prendo proprio come uno studio, perché veramente mi interessa un sacco mi interessa un sacco questo argomento, davvero davvero tanto. Ok, buonanotte, questo è 12,90€, quindi ve ne parlerò appena lo finisco. Credo che questo video ve lo pubblicherò, se non domani, domani all'altro, perché ho altri video già fatti, come vi ho detto non ve le carico in sequenza, quindi vi caricherò prima un sabato, poi un lunedì, poi un venerdì, quindi farò un po' di confusione, mi dispiace, ma è la cosa migliore da fare. Vi pubblico quello che faccio mano a mano, come vedete sono anche abbastanza impegnata, lavoro, tatuaggio, servizi fotografici, però cerco sempre di ritagliare un piccolo spazietto per un video. Vedo che ne ho tantissimi, quindi veramente voglio cercare di non esagerare, perché non vi voglio venire a noia, davvero è una cosa a cui tengo, non venirvi a noia, sul serio. Va bene, figone. Il trucco che ho è semplicissimo, ci ho messo una semplicissima matita sotto il matitone rosa, sopra l'ombretto rosa e poi un po' di ombretto scuro violare laterali e un po' di brillantinoso sotto gli occhi, sotto la sopracciglia. Vi voglio fare la review dei prodotti della Kiko, che come vedete l'illuminante della Kiko sono veramente molto buoni, sono molto contenta di questi acquisti. L'unico che sto usando niente è questo, immaginavo infatti, perché essendo doppio così lo tengo qua, non essendo troppo spinto e non avendone altri non si rovina troppo.
Però, insomma, non so che dire, l'ho usato veramente poco e niente e l'ho pagato quasi 15, no, quasi 15 euro, quindi insomma, sono un po' tantini. Ieri mi sono fatta la cresta, mi sono lavata i capelli, ho fatto 4 shampoo e ho ancora i capelli unti, devo trovare il modo di lavarmeli per bene, altrimenti rischio di non farmela più perché cioè, non posso poi stare a lavarmeli per 3 giorni a fila ed averli per 3 giorni continuamente sporchi. Allora, figone, io vi mando un bacione immenso, come vedete qui è sempre con la luce perché la luce esterna è sempre meno, quindi vi mando un bacione immenso, vi adoro, vi lovo, aspetto i vostri consigli, ciao 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 ciao, siamo tantissime, grazie alla collaborazione con Eleonora ho ricevuto quasi 80 iscrizioni, io cuore in mano, vi ringrazio, Eleonora, grazie di questa opportunità. Io spero che le ragazze che si sono iscritte, si siano iscritte perché gli piacciono i video, gli piace quello che dico, e non solo perché si sono volute iscrivere. Vi prego, datemi consigli se vedete qualcosa che non vi sta bene, questo per le nuove iscritte. Sto cercando di fare questo giveaway, ma le iscritte salgono talmente sempre di più che ho deciso di fare il giveaway a 500, perché oramai sono a 400 e rotti. Quindi io vi ringrazio. Vi do un bacione immenso. Ciao Fifone.